tutti! Allora, quest'oggi mi sono inventata una nuova almeno credo di essermi inventata, magari esisteva già, non lo so, boh, comunque una nuova tipologia di video tag, ovvero live. Quindi caricherò entrambi i video contemporaneamente, ci metteranno mille anni, ma alla fine arriveranno sul mio canale. E quindi si tratta di rispondere live alle domande del video, quello lì originale, diciamo, dove chiedo, dove faccio le domande, dove pongo le domande, e registrandolo direttamente durante il vostro video. Quindi alla fine di questo, di tutto ovviamente metterete in pausa. Perché io faccio la domanda, poi ci sarà la transizione 3, 2, 1, ma è breve, quindi voi metterete in pausa e niente, alla fine taggerete tre amiche, metterete nel, ma lo spiego anche nel video originale, metterete nella vostra info box il link di questo video, non questo, quello originale. E boh, lo trovo un po' contorto forse, un po', spero che non sia difficile da mandare avanti, però lo trovo simpatico, originale, non lo so, un po' diverso da leggere, forse un po' anche improvviso, anche se ovviamente possiamo guardarci prima il video, pensare un attimino alle risposte, ma comunque insomma un po' come viene, dai, anche forse resta un po' più spontaneo, non lo so. Va bene, bando alle ciance, comincio subito con la prima domanda. Spero che si senta. Ho pensato di fare il video tag in un modo un po' diverso, ovvero tra virgolette live. Non dovrete più leggere le domande, dovrete rispondere direttamente alle domande che vi farò durante la lezione. Questo lo potete anche eliminare. E quindi passo subito alle domande. Vai, pronti, via! Prima domanda, in che periodo storico vorresti vivere? E stoppo. Periodo storico. A me mi ha sempre attratto un po' la Rivoluzione francese, diciamo come periodo storico non tanto per la rivoluzione di per sé, ma forse per questi begli abiti particolari, per lo sfarzo, io forse perché guardando Lady Oscar mi sembrava tutto un po' questo sfarzo, questo lusso, questi castelli, boh, mi attrae tantissimo. Però immagino che come periodo storico non sia proprio dei migliori, diciamo che avrei voluto vivere a corte più che altro. Va bene, procedo, mando avanti il video. Seconda domanda. Seconda. Che superpotere vorresti avere? Superpotere, stoppo. Superpotere... Diciamo che mi piacerebbe diventare trasparente molte volte, perché io sono convinta che io so per certo il momento in cui, quando mi trovo magari in mezzo alle persone, magari a lavorare faccio una battuta o okay, che mi giro e mi sento che mi sento parlare dietro, non so se è una sensazione o cosa, ma tant'è che se io potessi diventare trasparente beccherei tutti e avrei la certezza magari che sono una psicopatica, che non è niente vero, e quindi sì, decisamente l'essere trasparente è un superpotere che mi alletterebbe molto avere. Sì. Procedo. Okay. Terza domanda. Terza. Quale situazione ti annoia maggiormente? La situazione che mi annoia di più, magari, vabbè, a parte al lavoro, che purtroppo... Io non faccio un lavoro molto interessante, forse quando le persone cominciano a parlare e ti ripetono 400 volte la stessa cosa,
Allora forse quella situazione lì, cioè tipo ulcera, che sento lo stomaco che si attorciglia, e quella è una situazione che mi annoia, ma proprio mi annoia tanto. Ci sono persone che ascolti proprio volentieri, che proprio sanno attirare il tuo interesse, persone che invece, pum! Purtroppo, anche logorroico, logorroico, ecco, boh, le persone logorroiche purtroppo mi annoiano tanto. Ecco, voilà. Adesso ho mandato avanti il video. Quarta domanda, Quarta. che cosa ti terrorizza di più o che situazione? Ecco, tipo magari questo periodo qui che si sente parlare spesso dell'eventuale guerra mondiale, ecco, questo mi fa paura perché adesso se ci dovesse mai essere una terza guerra mondiale si parlerebbe di bombe atomiche, dell'atomica proprio, a me questo mi fa paura perché non si scappa. Cioè, se dovesse esserci adesso una terza guerra mondiale sarebbe veramente terrificante. Questo mi fa paura. Procedo. Quinta 3-2-1. domanda, Quinta. c'è mai stata una canzone che hai cantato piangendo ed emozionandoti? E se sì, che canzone? Allora, la canzone che mi emoziona tantissimo è che sotto la doccia. Dove si usa cantare, mi fa proprio, io la canto e piango, è Adagio di Lara Fabian. È proprio un qualcosa sia nel testo, sia nella musica, nella melodia, che mi tira fuori tutte quante le emozioni. È proprio quella, proprio decisamente Adagio di Lara Fabian. Procedo. Sesta domanda, Sesta. vinci con una scatola di cioccolatini, vinci una giornata con un attore. Quale attore? Quale attore? E me lo chiedi? A Milena! Ma George Clooney! Ma io non posso! Ma è ovvio che se vincessi vorrei passare una cenetta, niente di che, con George Clooney, perché per me è la quintessenza della bellezza, è troppo bello, sì. E poi è affascinante, ha quell'ironia negli occhi che lo trovo proprio interessante. Poi magari. Niente da fare, non è magari noioso, che cavolo sto dicendo? George Clooney è la risposta. Scontata, eh? Settima Procedo. domanda, Settima. matita o eyeliner? Questa è una domanda profonda. Ma dunque, c'è stato un periodo che mi mettevo entrambe le cose, eyeliner e matita. Adesso sto mettendo solo la matita perché trovo che quella sfumatura che viene, cioè non sta fermo l'eyeliner, lo metti ed è fermo lì. O non sono capace io. No, vabbè, l'eyeliner sta fermo, non è come la matita che si sfuma. Ma preferisco proprio. Non mi piace la linea netta, mi piace proprio che anche magari durante la giornata si sfuma. Tende anche ad andare via un pochino, ma mi piace proprio quell'ombra che resta. Trovo che la matita, sì, la mia risposta è la matita, matita. O al limite entrambi, ma al momento solo la matita sto usando. Prossima domanda. Ottava domanda, Ottava. il tuo nome ti piace o ne avresti voluto un altro? E se ne avessi voluto un altro, che nome sarebbe stato? C'è stato un periodo che mi piaceva Asia come nome, Asia, proprio un nome che mi piaceva proprio, senza nessun perché, mi piaceva e basta. Invece adesso ho ricominciato a apprezzare adesso, cioè, tolto quel periodo lì, trovo che il mio nome non è un nome tanto comune, lo trovo abbastanza un bel nome, complimenti mamma e papà, devo dire che almeno in quello. Sono stati veramente bravi. Sono stati bravi, hanno scelto un bel nome, mi piace. Bravi, mamma e papà. Poi. Nona domanda, cosa Sì. preferisci di te? Di me, mamma mia. Questa domanda era per voi, non per me. Cosa preferisco di me?
può essere che non me l'aspettavo adesso sta domanda. Mi sto guardando. Ma boh, adesso come adesso non è che niente, non c'è, ma vabbè, parlando caratterialmente, posso dire quello che non sopporto, no, vabbè, dai, il colore degli occhi, dai, perché caratterialmente è veramente un casino. Comunque, vabbè, dai, quando mi approccio con gli altri, magari la gentilezza, che a volte diventa un difetto, no? Il fatto che io sia sempre molto permissiva, difficilmente mi arrabbio, anche se a volte secondo me dovrei metterci proprio un po' il pugno forte, il polso, e invece magari lascio correre, dopodiché, tac. Però penso che sul momento sia una qualità che sia apprezzabile, no? Penso. Quindi questo, la pazienza e il colore degli occhi, dai. Prossima domanda. Decima domanda: esiste l'amicizia tra uomo e donna? Amicizia tra uomo e donna? No. Secondo me no, perché secondo me sotto un'affinità tra uomo e donna c'è comunque una simpatia che purtroppo, alla lunga diventerebbe si trasformerebbe. Complimenti a chi riesce in questa cosa. Io non. Non sono mai riuscita, cioè non mi ci sono mai trovata. Non ho avuto la fortuna di avere un amico che poi non avesse provato ad andare oltre. Quindi, no. No, no, no. Per me no. Procedo. Undicesima domanda: la canzone che proprio non sopporti? Ma devo dire che ultimamente io non ne conosco di canzoni, magari ce ne sono una miriade, che tipo quei tormentoni estivi, che poi sono anche graziosi, certo dopo un po' vengono a noia, ma no, nel mio caso non trovo che esistano canzoni che possano darmi così fastidio. No. No. Devo dire che a questa domanda che ho inventato io non posso rispondere. Quindi procedo. Dodicesima domanda: il Sì. regalo più bello che hai ricevuto? Il regalo più bello che ho ricevuto. Si parla di oggetti, si può, cioè, in questo mio caso, boh, ho pensato a oggetti comunque, non cioè a beni materiali, quindi forse l'iPhone. Penso che sia, diciamo, a livello, beh, io sono appassionata comunque di tecnologia, adoro questi oggetti, quindi penso che l'iPhone è stato il regalo più bello, no? Io, sì, l'iPhone. Un po' materialista, no? Ma perché quando si parla di regali io penso al regalo proprio, l'oggetto. L'iPhone. Procedo. Tredicesima domanda: l'oggetto che proprio nella tua borsa non deve assolutamente mancare. E qua mi collego alla domanda di prima, ma il telefono. Cioè, ma non solo in borsa, cioè se io esco anche solo 5 minuti, io me lo porto dietro il telefono. È difficile che lo lascio a casa e quella volta che capita, ma mi serviva di quel tanto che no, non si può lasciare a casa il telefono. Come facevamo una volta? Boh. Quindi procedo, mando avanti. Quattordicesima domanda: cos'è che ti manda in bestia? I pettegolezzi. Sì,
Direi che poi quelli lì che sono proprio cattivi, quelli lì che la gente poi parla e poi si ingrandisce, il pettegolezzo. Io penso che il pettegolezzo sia la cosa. Infatti, quando qualcuno ci prova con me a spettegolare, ma trova un muro davanti che niente, non mi piace. Adesso finché è la paroletta detta così, mamma mia, quella che capelli che ha, boh, vabbè, per carità, ci faccio la risata, risata, il sorrisetto, diciamo, no, te, vabbè, ma guarda un po', chissà che capelli. Però, guarda qua, quando il pettegolezzo, quello cattivo, quello lì che a momenti ti rovina la reputazione, diciamo, perché poi parlando di ambienti magari lavorativi è abbastanza importante mantenere una certa etichetta, con quelli lì non li sopporto, cioè quando sono cose gratuite e che cominci a vedere la gente che si gira, che ti fa la risata, ecco io quello non lo sopporto, quindi quando io vedo che mi si tenta di trascinare in un pettegolezzo, proprio di condividere un pettegolezzo con me, io lo stoppo, infatti con me non ce n'è di queste cose qua, non esiste, non li sopporto, quindi il pettegolezzo. Mando avanti. Quindicesima domanda, fascino o bellezza? Beh, fascino. Fascino perché ho comunque ho avuto modo proprio di vedere persone, parlando di uomini, no? Parlando di bellezza o fascino a livello di, nel mio caso di uomo, nel caso di un uomo, una donna, no? Io trovo che ho conosciuto delle persone che a primo achito ho trovato piuttosto, diciamo che per il mio gusto personale non erano piacenti. Magari dopo diverso tempo e diversi dialoghi con questa persona, io l'ho trovata poi la persona più bella del mondo, ma anche sia uomo sia donna, nel senso, che il fascino. Cioè, per dire, a volte facciamo l'esempio, la persona magari col naso pronunciato e che inizialmente dici, mamma mia, ma poverino, ma se non fosse per sto naso, ma poi parlandoci e tutto, trovi che se non fosse per quel naso non sarebbe quella persona, cioè non sarebbe così affascinante, non sarebbe così bella quella persona, no? Quindi io penso che il fascino faccia veramente tutto, tutto. Col fascino diventi la persona più bella del mondo, pur non essendolo. Quindi sì, il fascino per me. Ma si capisce quando parlo? Secondo me non tanto. Sedicesima domanda, se avessi la possibilità di trasferirti, dove vorresti andare? Beh, qui avevo appena fatto un videotag dove si parlava appunto di località turistiche, di viaggi. Io mi ci trasferirei proprio in Irlanda. Almeno penso, cioè non ci sono mai stata, però parlando di sogni, diciamo, se avessi la possibilità adesso mi chiedi questo, io ti rispondo l'Irlanda. Proprio perché penso che è il mio habitat, secondo me è il clima, è proprio il paesaggio che fa per me. Quindi sì, io sceglierei l'Irlanda. Non so bene dove, nord, sud, penso dove, comunque dove ci sono sulla costa, diciamo. Sì, l'Irlanda, magari. Poi. Diciassettesima domanda, la Sì. situazione più imbarazzante che hai vissuto, se l'hai vissuta? Situazione più imbarazzante, ma a me che mi imbarazza veramente tanto tanto è quando sono magari è una sciocchezza, no? Che poi mi capita sempre, magari sono, che ne so, dal medico, quindi tante persone intorno, un silenzio pazzesco e magari il mio stomaco che gorgoglia. A me quello mi imbarazza tantissimo, infatti comincio per non far sentire questo grr 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 grr, perché ci stai delle ore, dei secoli dal dottore e a un certo punto ti viene fame. E quando hai fame lo stomaco gorgoglia, a me mi imbarazza tantissimo. Sì, quello, ma nient'altro, cioè altre situazioni no, è così.
solo questa cosetta. Poi. 18ª domanda, super organizzata o vivi alla giornata? Ma super organizzato o vivo la giornata? Entrambe le cose, nel senso che per lo più io col mio planner, anche perché ho la memoria così, quindi se non mi segnassi qualsiasi cosa mi dimenticherei proprio tutto, tutto, tutto. Quindi per forza di cose ho dovuto, devo tenere comunque un'agenda. Ma per altre cose, cioè se non sono proprio appuntamenti, cose che normalmente mi organizzo anche alla giornata, cioè per dire la pulizia della casa, so che devo andare a fare la spesa, non c'è bisogno che questo me lo scrivo sull'agenda, magari il giorno prima, no, beh, anche perché poi mi cambia sempre, facilmente cambio idea, dico ma no, piuttosto prima faccio quello, poi domani faccio l'altro e quindi un po' e un po', diciamo. Gli impegni, quelli importanti, è meglio segnarli, è meglio organizzarli, il resto lo vivo un po' alla giornata, quindi entrambe le risposte. Poi la stiamo facendo un po' lunga, eh? 19ª Sì. domanda, la tua stagione preferita e perché? Mia stagione preferita è l'autunno, lo è da sempre, fin da quando ero bambina. Io adoro le foglie che cadono, adoro il profumo che viene su quando le foglie marciscono per terra, quando le pesti, adoro l'odore del bosco bagnato. Ah, cioè, per me è la cosa più romantica che esista, l'autunno. Le giornate che si accorciano, l'intimità della casa, perché la casa viene buio prima, quindi si rientra in casa, si accende la luce, la famiglia. Per me l'autunno è la stagione più romantica che esista, quindi immagino anche di essere romantica, ma che quindi per questo l'autunno perché è romantico. Questo è buono. Poi 20ª domanda, tagga tre amiche. perfetto, ok, taggo tre amiche. Me lo sono scritto perché è meglio. E taggo I love nail art by Nika. Ti prego, fammi questo tag. Poi Gufettina Chic, prego anche te, fammelo questo tag, dai. E la Angolo di Rox. Io spero, prego anche te, ti prego, dai, fatemi questo tag, mandatemelo avanti, è la prima cosa che invento, dai, datemi questa soddisfazione, ma che sto dicendo? Mille, dai. E quindi, bene, speriamo che possa essere una cosa gradita. Io finisco qui perché il video è lungo, vi saluto, vi mando un bacione e divertitevi. Ciao, ciao, ciao a tutti!